La pesantezza del pranzo. Come? Consigliere Scotta, che la posso prestare, già anche la chiamata che ha detto. Presidente, non è un problema. Cos'è che ha? Qua si presenta questa mozione, ve la leggo un momentino. Premesso che per la continuità amministrativa è necessario dare attuazione ai deliberati delle precedenti consigliature, qualora non revocate, visto che con deliberazione del Consiglio Comunale 30/11/2006, numero 65, era stato approvato il nuovo piano di trasporto pubblico urbano, tenuto conto che in questa consigliatura la prima commissione ha discusso approfonditamente l'argomento approvando il piano, che nel Consiglio Comunale del 27 gennaio 2011 il consigliere di maggioranza Grande Salvatore lo esponeva dandone per evidente l'attuazione fino ad indicare la tipologia delle benzinine, che nel Consiglio Comunale del 18 marzo 2011 veniva approvata la delibera numero 4 avente ad oggetto il miglioramento di vivibilità a Fusaro, propedeutica all'approvazione del piano di trasporto pubblico. Considerato che la nazionalizzazione del trasporto pubblico, e l'abbiamo visto nella precedente riunione di consiglio, è necessario per ridurre il traffico veicolare sulle linee stradali del nostro territorio, diminuendo così l'inquinamento ambientale e migliorando la vivibilità dei cittadini. Delibera di dare attuazione al nuovo piano di trasporto pubblico previo la realizzazione delle opere previste dalla delibera numero 4 del 18 marzo 2011, in particolare la realizzazione dell'accesso alla stazione del Fusaro della Ferrovia Romana, via Ottaviano Augusta e del reperimento di nuovi pattici in area di Mito. Vorrei inoltre poi ricordare a questo Consiglio e particolarmente alla Giunta che la mozione del Partito Democratico che ho presentato vuole richiamare l'attenzione del Consiglio e della Giunta per l'attuazione del piano trasporti, come detto, approvato il 30 giugno, dei lavori della prima commissione consigliare che veniva riportata nei deliberati del Consiglio del 4/2/2011, mozione per miglioramento della viabilità del Fusaro, e la successiva delibera del 18 marzo 2011. Miglioramento della vivibilità a Fusaro. La Giunta d'oggi ha recepito solo in minima parte, quindi solo la parte del semaforo uscito sotto passo stazione Cumano di Fusaro, delle delibere del Consiglio, che erano frutto di precedenti atti consiliari, e qualcuno si rifà a 5-6 anni fa. Nella delibera numero 4 del 4/2/2011, il consigliere Grandi, con delega ai trasporti, dava assicurazione sull'assegnazione all'EA Autobus dei locali posti all'uscita del sottopasso di via Giulio Cesare, precedentemente destinati al comando dei vigili urbani, affinché la stessa EA Autobus garantisse la pulizia e manutenzione del sottopasso. L'approntamento dell'impianto di videosorveglianza del sottopasso, presentata per evidente dal vice sindaco ingegner Massi, che gli facciamo gli auguri per oggi, come la delibera del Consiglio Comunale del 4/2/2011, risulta ancora non attuata. Aggiungo che il responsabile del procedimento, con nota al protocollo 22/15 del 4/10/2010, ad oggetto installazione delle camere sottopasso Fusaro, evidenziava tale inadempienza, rammentando che tale attività è già appaltata e che gli apparati di trasmissione dati incidono sulla spesa del bilancio comunale con un canone mensile, ne stiamo pagando questi soldi. Ove mai tale installazione non dovesse avvenire, occorre provvedere alla dismissione del contratto in essere. Il responsabile del procedimento, successivamente con nota 2603 del 19/11/2010, risollecitava l'amministrazione per la disponibilità dei locali dove allocare le apparecchiature per la registrazione e la custodia delle immagini. Con tale nota faceva presente che le telecamere erano da tempo disponibili ma non installate, per quanto sopra tengo a ribadire che da
da 8 anni il comune sta pagando un canone Telecom senza essere utilizzato, con evidente spreco di denaro pubblico da sempre dichiarato insufficiente. Come questa si è detto che soldi non ci sono. Il presidente della commissione assetto del territorio doveva, assieme all'assessore ai lavori pubblici, contattare il proprietario del suolo interposto tra la stazione Cumana di Fusano e la via Ottaviano Augusto all'altezza dello stazionamento del pullman, come da foto in allegato, che vi lascio. Questa chiarisce bene qual è la situazione. Dopo l'allego agli atti del Consiglio, per una soluzione renda con fatto che i colleghi detta stazione con la fermata dei pullman. Tale fatto consentirebbe un facile e immediato collegamento con detta stazione, rendendola più fruibile e sicura, in quanto si bypasserebbe il passare il sottopassaggio attuale del comune. Bisogna poi accettare, e vorrei che l'assessore e anche il presidente della commissione assetto del territorio, che ne avevamo parlato, bisogna poi accertare se l'area indicata dove creare questo passaggio sia tutta di proprietà dell'attuale proprietà o parte di essa sia della provincia. Di questo noi non ne riusciamo a venire qua. Quindi chiedo che stasera, e lo ripeto, di far sì che l'ufficio tecnico faccia il giusto accertamento. Tutto ciò è fondamentale affinché questo piano possa decollare. Io non vorrei che questo piano non decolli perché ci sono delle divergenze. Perché voi ricordate bene che un anello che arriva al Fusano sul lato di via Cesare Augusto e dall'altra parte lato Casina Verbiteriano. Questo permetterebbe veramente, come piano di mobilità, semplificare il traffico. Però non vorrei che ci sia un allontanamento dal capolinea di Torre Capua. Nella stessa seduta di consiglio, così come già deliberato nelle precedenti sedute, si viene mandato all'amministrazione comunale per il reperimento di aree di sosta adeguate a supporto della penalizzazione di Piazza Rossini e per i fruitori del servizio comunale. C'ho un'altra foto che sta qui, che indica queste zone. Voglio dire, si può fare, si può andare avanti, però se ogni volta dopo 3-4 mesi noi ve la riproponiamo e non viene fatto nulla, diteci che la mozione non sta bene e quindi che non si vuole fare. Ricordo inoltre che il chiosco predisposto nelle vicinanze del sottopasso, lato Piazza Rossini, da adibire ad Infocorid e anche per il rilascio di certificazioni comunali ed eventuali servizi per il turismo. Si rammenta la necessità, e questo sta sempre nell'ultimo deliberato, di aprire il bar esistente nella zona qui vicino alla piazza per consentire l'accesso alla pista ciclabile. Ricordo come ultima cosa, lo chiedo veramente per la disponibilità che ha sempre l'ingegner Massa, che lo ringrazio, ma senza adesso scherzare, lo ringrazio per il ripristino dell'illuminazione a Piazzetta Sella di Baia che va verso via Bellavista, che erano 5-6 anni che non si metteva a posto. Ricordo per ultimo la situazione in cui versa il sottopasso dello Fusano, veramente in una situazione zeppa di munnezza. Guardate, vi invito, usciamo di qua, andate a vedere, è una vergogna. Grazie. Grazie consigliere Macini, consigliere Dante, prego. Ricordate con attenzione tutto quanto stato menzionato, consigliere Macini, perché questo è un grosso lavoro, dico, fatto dalla prima commissione consigliare della legislatura coppola, dove riuscimmo a fare veramente un buon lavoro, a demodulare questo cambio di asporto urbano, che dobbiamo fare una distinzione molto, molto forte. Per quanto riguarda la linea urbana, il comune può soltanto confrontarsi con
gestisce il servizio e gestire il chilometro, diceva che mi spiego molto, la sono molto felice. Se la regione, attraverso la legge Ponte, passa dalla provincia, perché è la provincia che gestisce il servizio sui comuni, da comune di Parco di 160.000 chilometri, perché non ricordo la domanda, a cui di percorrenza, noi possiamo semplicemente dire alla società come effettuare questi chilometri. E intanto, noi abbiamo fatto questo piano che prima di essere prima di poter diventare esecutivo è stato approvato anche dall'allora assessore Casillo, ci impiegato 2 anni per avere questa firma, ma riusciamo ad ottenere questa autorizzazione. In effetti il piano era molto semplice, mi ricordo che abbiamo fatto questa tavolina al Fusano dove partivano 2 circolari che abbracciavano il territorio di Bacco, quindi in effetti il cittadino di Bacco da qualsiasi lato della strada andasse a prendere il pullman nell'arco di 10 minuti si trova al capolinea al Fusano dove poteva prendere il treno, quindi andare a Napoli. Poi c'era l'L2, mi ricordo così lo nominammo, era il pullman che doveva fare Fusano la Siena, ma con una percorrenza di 30 minuti. Poi c'era il Bellavista Fusano, cioè la cittadina di Bellavista scendeva al Fusano dove poteva prendere la circolare per andare a Napoli, oppure poteva prendere L2 e andare in ospedale. Diciamo che era molto semplice, anche se giustamente i chilometri che andavamo ad impegnare, perché fare una percorrenza di 30 minuti verso la Schiana ci portava un dispendio di tanti chilometri. Poi c'è il Porto Miseno, che è una linea a parte il Porto Miseno, perché comunque in arco per il metodo del mare, come consigliere della regione la scorsa, lo scorso consiglio comunale, e quindi resta la nave. Oggi ci sono delle difficoltà, diciamo che la segnaletica orizzontale per tirare è stata effettuata, la segnaletica è stata effettuata, per quanto riguarda quel chiosco è stata fatta la delibera di giunta dove si vuole dare alla Senza quel casolare, posso dire, che sta vicino al sottopassaggio, in cambio le autobusse ci danno la manutenzione ordinaria, quindi tutti i giorni. Siccome adesso c'è la volontà che vogliono chiudere anche quel parcheggio che ci hanno affusato, perché con i tagli che sta effettuando le ha proposto quelle eliminare quel parcheggio e far partire gli automezzi da Agnano, diciamo che gli autisti non hanno più insomma un punto per poter andare in bagno, anche se ho visto i bagni ecologici che ci sono là dentro, veramente sono delle strutture di plastica che non hanno nulla per essere definiti bagni. Quindi il comune con l'estensione ha deciso di dare all'autobus quella struttura in cambio di una manutenzione ordinaria. E anche questo si sta per attuare. Poi c'era il cosiddetto problema, abbiamo anche detto più volte, di fare, io dico quella espropria o quella proposta al proprietario, in modo tale che con quel passaggio di appena 10 metri riuscivamo ad evitare che i cittadini facessero 2 sottopassi e 100 metri a ritroso per andare a prendere il muro. Poi c'è stata una nuova situazione, c'è una valutazione, infatti io vorrei per un attimino proprio ritornare in commissione per una modifica che abbiamo pensato e questo la voglio parlare. Right.
fare consigliere per tutto. Scusatemi, allora, qua lo stazionamento di Luna, cosa è stato fatto? Così che la presa è quello che